Allora, l'altra volta abbiamo parlato dei viaggi in aereo, del bon ton in aereo. Questa volta parliamo del bon ton in treno. Vabbè, è inutile dire che la suoneria si tiene bassa e che le conversazioni non devono essere lunghissime, perché a nessuno dei vostri vicini di scompartimento, diciamo, può interessare se vostra zia è andata in pellegrinaggio a Lourdes con la parrocchia o se vostra figlia va male a scuola. Quindi questo proprio non è una cosa, le conversazioni private le potrete fare in un altro momento. Se il vostro viaggio è lungo e arriva l'ora di fare uno spuntino ci sta, però che sia un frutto, un pacchetto di cracker, un tramezzino. Evitate di apparecchiare come se foste a un picnic sui prati del Sud Tirolo, perché non è il caso. Non tirate fuori le polpette di baccalà e la focaccia con le cipolle, perché non è per niente una cosa carina. E cercate di essere educati, non invadenti, e gli uomini non cerchino di fare gli splendidi, come fanno di solito, facendo i simpatici e raccontando barzellette a connessi umorite. E un'altra cosa, sempre per gli uomini, evitate di guardare quella bella murrettona che è salita poco dopo di voi, chiedendovi se sia una donna o se sia un trans. Non va bene, lei se ne accorgerebbe subito.